Sergio Marchionne, classe 1952, è nato a Chieti e figlio di un maresciallo dei carabinieri, emigra in Canada da bambino e si laurea in legge a Toronto. Studi in Canada e domicilio in Svizzera, dove abitano l'ex moglie e i due figli. Marchionne, l'uomo dal maglioncino nero, ha vissuto gli ultimi anni fra Torino e Detroit. Il Canada è stato il paese in cui il manager ha però fatto anche le prime esperienze professionali come commercialista ed esperto nell'area fiscale. Dall'85 fino al suo ingresso a Lingotto, Marchionne ricoprirà via via diversi ruoli di rilievo in aziende internazionali. Il manager italo-canadese entra nell'universo Fiat come indipendente nel consiglio di amministrazione del Lingotto dal maggio 2003 e con l'impronta di Umberto Agnelli, deciso a portare in Fiat manager cinquantenni e con esperienze internazionali di rilievo. Siede negli scranni principali del gruppo Fiat, nonché alla presidenza della Ferrari, fino al 21 luglio 2018, che lascia per le sue condizioni di salute. L'impatto del manager italo-canadese sulla ex fabbrica italiana di automobili, la cui sede una volta era a Torino, ha decisamente mutato nel bene e nel male il volto dell'azienda che per un secolo ha segnato il destino del paese. E il 2009 è l'anno fondante, quello del salvataggio di Chrysler dal fallimento, la trattativa con il tesoro USA e i sindacati americani e la benedizione da parte di Barack Obama. Non pochi sono stati i contrasti con il mondo operaio, soprattutto a seguito del suo appoggio al decreto voluto dall'ex premier Matteo Renzi, il Jobs Act, che ha limitato le garanzie di stabilità per i lavoratori, ma che secondo il manager ha rappresentato garanzia per gli investitori e possibilità di assunzioni più frequenti.